Ehi, hey, se non vengo ancora parte del mio regno, ti invito cortesemente a iscriverti e attivare la campanellina per ricevere tutte le novità del mio canale. Poi, se vuoi sapere tutti i tipi di video che porto settimanalmente, ti invito a passare nella descrizione del mio canale. Beh, detto questo, vi ho dato il gang per troppo tempo, perciò, buona visione! Grazie di questo nuovo video, io sono Alexis e siamo qui tornati nelle 3 video del mese. Ebbene sì, siamo tornati qui nelle 3 video del mese, serie che non faccio ormai dal mese di novembre-dicembre, ormai non ricordo più. Comunque sì, sono tornato, mi mancavo tra questa serie perché non ho continuato a portarla, perché ogni volta che faccio un cazzo di video sono dislessico come lo schifo e ogni volta lo butto via e rimando la prossima settimana. Quindi detto sostanzialmente un motivo, perché mancanza di voglia sostanzialmente. Però la voglia mi è tornata perché voglio portare questa serie e mi piace. E se ci siete ancora, perché vedo che il canale sta andando un po' male, raggiungiamo almeno i 30 like per un prossimo video di 3 video del mese, d'accordo? Bene. Detto questo, armiamoci dei miei fantastici occhiali che ormai mi fanno parte di ogni 3 video del mese, anche storicamente io ci vedo benissimo, o almeno così credo. Comunque, direi subito di partire con la build a 400 euro, perché se non lo sapete ancora, nelle 3 build del mese io parlerò di 3 build, ovvero la build di fascia bassa di 400 euro, la build di fascia media di 800 euro e la build di fascia alta di 1200 euro. Bene, detto questo, direi iniziare con la build da 400 euro. Cavolo, oggi non commetto quasi nessun errore. Cosa mi sta succedendo? Boh. D'accordo, comunque allora, se vede, sto leggendo appunto perché ho segnato tutto quanto qui, lasciando stare la mia pessima calligrafia. Semplicemente perché non ho il telefono, lo uso per registrare, quindi non posso controllare da telefono per l'appunto. Comunque allora, come build da 400 euro abbiamo un Ryzen 5, il 2400G, processore a 3.6 GHz, 4 core 8 thread, a 2 MB di cache, a 140 euro nuovo, bene o male. Quindi forse l'usato, io ho visto anche a 110 euro addirittura usato, quindi nel caso, però va bene. Comunque sì, partiamo con 2400G perché in queste build low budget non è che proprio c'è tanto spazio per una scheda video. Anche se trovassimo una scheda video da metterci qua dentro, restando nel budget, il processore sarebbe carente, quindi fare upgrade sarebbe arduo. Invece con un 2400G già ti ci trovi con una scheda video che sarebbe un po' come una GT 1030, quindi un reggi il full HD a dettagli bassi, bene o male in quasi tutti i giochi. E poi volendo potete aggiungerci una futura scheda video che potrebbe essere una 1060, forse anche una 1070, ma lì secondo me siamo già troppo sbilanciati, anche se potrebbe reggerla senza alcun tipo di problema. E la scheda madre, che tra poco vi dirò, potrà reggere anche processori di livello più alto rispetto a questo. Comunque il dissipatore ovviamente si utilizzerà quello stock. Adesso passiamo alla scheda madre. Come scheda madre abbiamo una B450M di Aorus, perché la versione M appunto, perché questa build sarà una build mini micro ATX. La scheda madre costa 90 euro, se volete fare una build ATX spendete quei 10 euro in più per prendervi la Gigabyte B450 Aorus Elite, che sta anche nella prossima video, già lo spoilerò. Comunque, come scheda madre ovviamente è fatta per le build micro ATX, avrà sicuramente dei difetti rispetto a una B450 Aorus, che avrà una circuiteria migliore, avrà una gestione di fase di limitazione migliore, permetterà un maggiore overclock eccetera, però va bene, mi sembra logico, dato che questa costa anche di meno, non per nulla. Come RAM abbiamo delle Patriot Viper da 8 GB di DDR4 a 3000 MHz a un prezzo di 67,66 euro, che come RAM non sono per niente male, sono le migliori secondo me su questa fascia di prezzo, sono le più economiche, hanno una enorme potenza, quindi vanno benissimo per Ryzen. Poi come alimentatore abbiamo un FSP Hexa da 500W, un 80 Plus se non ricordo male di certificazione, a 46 euro, io l'ho trovato su Amazon, 45-46 euro. Sotto i 50 euro trovare un buon alimentatore non è semplice, e quindi nel caso se trovate qualcosa al warehouse deals, coglietelo, un qualcosa che sia di qualità, e con qualità intendo che Falco dica che sia di qualità, perché quello che dice Falco, il dio supremo degli alimentatori, è legge, dovete prenderlo. Bene, detto questo direi passare anche all'SSD, perché non ci sarà un hard disk in questa build, perché voglio dire qualcosa.
Io credo che ormai in qualsiasi build di computer ci deve essere almeno un SSD. All'inizio non ci credevo nemmeno io, dicevo, ma che sarà mai? Invece no, col mio hard disk mi trovo veramente una merda. Ho preso un 860 euro al giorno 50 GB e mi sono trovato benissimo. Quindi in ogni cavolo di build ora in poi ci metterò un SSD. E come SSD in questo caso abbiamo un Kingston A400 SSD da 128 GB a una trentina di euro, più o meno 25-30. Che come SSD non è affatto male, altrimenti prendetevi per quei 5 euro in più un Seagate Barracuda da 1 TB se non avete un hard disk, perché tanto in qualsiasi computer vecchiotto un hard disk da almeno 200-300 giga ce lo trovate per archivare i vostri file. Quasi tutti quanti in qualche vecchio portatile lo scassinate, prendete quel suo hard disk da 400 GB e ce lo ficcate di violenza nel computer, to, una roba del genere, tanto ci ritrovate da qualche vecchio fisso, portatile che avete, un hard disk, quindi perché no, riciclatelo senza problemi, altrimenti se non avete proprio un hard disk e siete disperati, compratelo, va bene, a 35 euro a sto punto, non so cosa cavolo dirvi. E poi finiamo con il case, che ovviamente il case, ve lo dico subito, è una scelta per lo più estetica, ma vabbè, con questo poco budget io vi consiglio un case abbastanza semplice, un case Gamax da 400 euro. What the fuck? Case Gamax da 400 euro. Bene, ora direi di passare alla build da 800 euro. Abbiamo un Ryzen 5 2600 a 3,4 GB, 19 MB di cache, quindi una memoria veramente molto veloce e capiente, perché la memoria cache, per chi non lo capisce, è una memoria piccolissima, con un piccolo spazio, infatti 19 MB, ma estremamente veloce, quindi una parte molto importante del processore, soprattutto in ambito lavorativo. Ha 4 core e 8 thread, ad un prezzo di 170 euro circa nuovo. Nell'usato non so quanto si può trovare. Poi ovviamente il dissipatore si utilizza sempre quello stock, che non fa per niente male, tanto anche può gestire anche un po' di overclock senza la mia difficoltà. Poi come scheda madre, che già vi ho spoilerato prima, abbiamo una B450 Aorus Gaming Elite a 100 euro, che secondo me è una delle migliori e può rivaleggiare se proprio volete passare a un'altra marca, perché Gigabyte non vi piace, prendete ad esempio anche la MSI Gaming Plus, se non ricordo mai il nome. Tutto sommato anche quella è buona, anche se secondo me esteticamente questa è meglio. RAM sempre le Patriot Viper da 8 GB, DDR4 a 8000 MHz, che non sto qui a dirvi un'altra volta perché ho scelto queste RAM. Poi come alimentatore abbiamo uno Shark Silestorm SFX 80 Plus Gold al 500 W, che ho trovato la bellezza di circa una sessantina di euro più o meno, 60-70, e è un'ottima ottima scelta, anche a nuovo l'ho trovato, quindi per farvi capire, secondo me è un 80 Plus Gold veramente di tutto rispetto. Vi consiglio di comprarlo, altrimenti non lo so, prendete un CX oppure i cugini dei CX Vengeance di Corsair sempre, oppure non lo so, non lo so, oppure un VGA, non ne ho più idea, però comunque va bene, prendete sto Sharkoon e fate silenzio. Bene, poi passiamo all'SSD, che è un 860 Evo, il chiamato 860 Evo che sta nel mio computer e mi aiuta sempre a non brecare ogni santo. Da 250 GB, che troverete a 55-50 euro, vi ho fatto visto anche sui 50 euro. Poi come hard disk abbiamo sempre il Seagate Barracuda da 1 TB, se non c'è, se ce l'avete riciclatelo, un hard disk al caso, perché tanto è la memoria di massa, non serve la velocità, vabbè, non sto qui a rispiegarvi le stesse cose che ho detto prima. Poi come case abbiamo un iTech, esattamente, sto consigliando una componente computer high-tech, dopo aver passato la mia vita con un case high-tech che mi faceva stare il PC alla bellezza di 90 gradi. Però d'accordo, qua siamo una musica diversa, perché secondo me high-tech fa schifo in tutto, tranne per una cosa. La sua line-up, se si può chiamare così, Taurus, quella è fatta bene, molto bene, e può rivaleggiare con le altre marche. Infatti, in questo caso abbiamo un high-tech Taurus Mask. Un case mid-tower con più una pendola RGB, che tutto sommato non è neanche male, è molto bella, ha addressable RGB per la cronaca, e per 65 euro ha portato un case di degno rispetto, che è anche molto bello esteticamente, è un design che mi piace davvero parecchio. Se non avessi preso il mio Cooler Master avrei sicuramente preso quel case, secondo me è molto meglio. Io ve lo consiglio, nel caso però non vi piace o volete qualcos'altro, perché anche come voi high-tech vi fa schifo. A parte quello, comunque, se volete un altro case, potete cercare un case con un budget di più o meno 65 euro, anche 70, perché ho controllato il prezzo totale era sui 790-795 euro, quindi vabbè. Potete spendere anche quei 5-10 euro in più per il case se volete. Abbiamo una 1060 da 6 GB di Asus Strix a 230 euro, 240.
che tutto sommato, cioè per 230 euro una ASUS Strix non è affatto male. Ma nel caso tipo secondo me anche per 230 euro se trovate anche un'alternativa di Gigabyte per rimanere un po' in tema non sarebbe terribile. Build a 1200 euro, passiamo, iniziamo col processore. Abbiamo un Ryzen 5 2600X a 4.2 GHz, c'è scritto da Amazon, mi pare che 4.2 GHz, la versione X è la versione quella con un po' di clock in più, quindi non davvero niente male. Ha sempre 19 MB di cache, 4 core, 8 thread a 190 euro, quindi una ventina di euro in più rispetto al Ryzen 5 2600. Poi come dissipatore, stavolta utilizziamo un dissipatore a liquido. Io per rimanere in tema con questa build, che è una build per lo più Corsair, bene o male, ho preso un Corsair Hydro H60, che ho dato a 60 euro addirittura al Warehouse Deals, e devo ammettere che per 60 euro quel dissipatore non ha fatto male. Pure prendete il classico Hydro, quello lì che non mi ricordo come si chiama, l'H55, credo che sia sempre 60 euro, per rinunciare a quel LED bianco lì, però vabbè, cambia poco niente. Poi come RAM abbiamo Regiskill Trident Z da 6 GB di DDR4 a 3000 MHz a 115 euro, che come prezzo non ha fatto male considerando che prima ne costavano 180 passa. Poi come alimentatore abbiamo un Corsair RTX 550M da 550 watt, 80 plus cold, 70 euro, quindi un'alternativa rispetto allo Shark Consilium Storm SFX che vi ho consigliato prima. Poi come scheda video abbiamo una RTX 2060 di Aorus, da appunto la versione di Aorus Extreme, a 390 euro. Poi passiamo a belle memorie, questo SSD è sempre 860 euro, il mio amato 860 euro a 500 GB, adesso a 500 GB in questo caso a 80 euro più o meno, 75-80. Come hard disk abbiamo un Seagate sempre da 1 TB, e come case abbiamo il Corsair Spec 06 RGB a 90 euro trovato, e che come case è un po' come segue la fisionomia dell'area che vi ho seguito prima, però ancora meglio secondo me. È più bello, ha questa striscia LED davanti che è davvero molto molto bella. Dietro non so se c'è una ventola RGB, mi pare di sì, non mi ricordo bene. Comunque come case non è davvero affatto male, bello, elegante. E niente, detto questo, queste sono le 3 build del mese. Spero che vi sia piaciuto questo episodio. Comunque questa build potete reggere tranquillamente il 2K tranquillamente quasi tutti i giochi con la RTX 1060. Comunque lasciate like, è arrivato almeno 30 like per un prossimo video delle 3 build del mese. Spero che il canale ritorni con un po' di attività, perché se no che cacchio gli faccio a fare video. Comunque, se in grado, iscrivetevi al canale. Se c'è qualcosa che volete commentare, qualcosa da ridire riguardo a quello che ho detto, scrivetelo in maniera civile qua sotto nei commenti. Seguitemi sul canale Telegram perché ho perso un po' di utenza anche. E niente, detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!